Quest'anno il Tokyo Game Show ci ha di nuovo regalato tantissime rivelazioni, nonché nuove informazioni su giochi che già aspettavamo con ansia. L'esilarante picchiaduro Ragdoll Party Animals è appena inciampato su Game Pass e due personaggi molto amati si sono aggiunti al cast di adorabili combattenti. Ori sembra un po' meno agile di quanto non fosse in The Blind Forest e The Will of the Wisps, ma almeno può contare su Naru per il sostegno emotivo. Migliaia di fan hanno già deposto a favore della divertentissima serie cult di Capcom e ora gli abbonati a Xbox Game Pass ne saranno testimoni. La raccolta Phoenix Wright e i Saturni Trilogy è appena arrivata anche lì. Immergetevi nel bizzarro humor di queste avventure legali e raggiungerete di sicuro lo stesso verdetto. E poi così vi godrete ancora di più Apollo Justice e i Saturni Trilogy quando arriverà su Xbox all'inizio dell'anno prossimo. E con questo gioco sono praticamente a posto per il prossimo anno. Palworld è un RPG d'azione che permette non solo di catturare mostriciattoli, ma anche di dare loro la caccia con fucili di grosso calibro. Potrete anche reclutarli per edificare basi o metterli a lavoro in fabbrica e, se volete, armarli di fucile perché vi aiutino in battaglia. Le possibilità sono infinite e solo un tantino immorali. Approfittatene quando Palworld arriverà su Xbox l'anno prossimo. Abbiamo anche scoperto come funzioneranno le missioni in Persona 5 Tactica, lo spin-off tattico dell'amato JRPG che arriverà direttamente su Game Pass il 17 novembre. Dopo aver ripulito un'area dai nemici, potrete tornarci per iniziare una nuova sfida. Così facendo sbloccherete potenti abilità e persone, e poi potrete fare due chiacchiere con i compagni. Abbiamo anche potuto dare un'altra occhiata a Persona 3 Reload, che con la sua stupenda grafica rinnovata e le sue meccaniche di combattimento ci ha reso ancora più impazienti per il suo arrivo su Game Pass il 2 febbraio. Square Enix si è premurata di garantire ai possessori di Xbox che Octopath Traveler 2 è in arrivo e che l'uscita è prevista per l'inverno del 2024. Invece Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai è già arrivato e ha un'aria davvero spettacolare. Altea è un magico RPG d'avventura ispirato ai cult movie animati di Hayao Miyazaki e Mamoru Hosoda e trascinerà i giocatori in un mondo pieno di paesaggi mozzafiato e creature fantastiche, ma non necessariamente amichevoli. In arrivo su Game Pass il giorno del lancio, ovvero il 26 ottobre, Mineko's Night Market è un gioco di simulazione sociale la cui stupenda grafica è ispirata all'illustrazione a mano. Diventate delle tuttofare imparando a lavorare il legno, la ceramica e risorse di vario genere per creare incantevoli oggetti da vendere nel vostro negozio. Così sarete di sicuro il fiore all'occhiello di papà. Anche in un mondo martoriato dalla guerra nucleare, Atlantic City resta una meta turistica gettonatissima grazie alla futura espansione di Fallout 76. Anzi, le cose da vedere saranno talmente tante che l'espansione è stata divisa in due parti, di cui la prima è in arrivo il 5 dicembre. Vi troverete nuove missioni, creature e fazioni contro cui cimentarvi, nonché uno scintillante casinò in cui tentare la fortuna. E se vi va di fare un salto in città prima dell'uscita ufficiale, potete provare l'espansione sui server di test in pubblico a partire dal 3 ottobre. Nel frattempo, Wolong Fallen Dynasty ha ricevuto una grossa espansione, intitolata Conqueror of Jandong. Ora potete affrontare una nuova ondata di guerrieri leggendari, oltre a dei pennuti estremamente arrabbiati. Per fortuna, grazie a una collaborazione con Lies of P, potrete anche sfruttare delle nuove, elegantissime armi, ovvero la sciabola del burattino e l'ombrello creanza. Game Pass aggiungerà due nuovi membri al suo clan di giochi sulla Yakuza, ovvero Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, e Like a Dragon Ishin. Il primo, Like a Dragon Gaiden, arriverà il 9 novembre, giorno del lancio, e ci permetterà di scoprire finalmente cosa è successo a Kazuma Kiryu dietro le quinte. Il gioco promette non solo di approfondire il personaggio, ma anche di ricordarci cos'è che sa fare meglio, ovvero prendere a botte la gente. Il nuovo trailer di Eiyuden Chronicle 100 Heroes ha confermato diverse cose importanti. Ad esempio che la grafica 2.5D del gioco è meravigliosa, che i combattimenti sembrano intensissimi e che il cast è enorme. Ah, e che si potrà pescare, cosa fondamentale.
Ma la notizia più importante è che forse il gioco uscirà il 23 aprile e che naturalmente arriverà subito su Game Pass. Il terzo gioco della serie My Lovely prende il nome da una bellissima imperatrice che purtroppo è decisamente defunta. Nei panni dell'imperatore dovrete decidere se sacrificare le anime dei vostri sudditi per resuscitarla o allacciare una nuova relazione con governanti di altre nazioni. Beh, sono scelte che capitano a tutti. My Lovely Empress uscirà l'anno prossimo. Affrontare mostri preistorici con l'aiuto di esoscheletri da combattimento non passa mai di moda. Per fortuna che Exo Primal ha un'intera stagione a tema in programma per noi. La stagione 2 inizierà il 18 ottobre, portando con sé dei nuovi elementi cosmetici coloratissimi, oltre a fantastici contenuti ispirati a Street Fighter. La collaborazione di Swery 65 e Suda 51 su Hotel Barcellona inaugura un'epoca d'oro per i tizi con un numero nel nome e per chi ama i giochi d'azione fuori di testa. Il nuovo trailer mostra il gameplay un po' splatter e meravigliosamente strambo di Hotel Barcellona. Affronteremo squali, marionette, serial killer sensibili e molto altro ancora. L'hotel aprirà i battenti l'anno prossimo e sospettiamo che il vostro soggiorno sarà molto lungo. Come vedete, il Tokyo Game Show ci ha fatto pregustare una valanga di giochi. Fateci sapere qual è quello che siete più impazienti di provare. Ciao e a presto!